Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare di calcio internazionale con la Coppa d'Asia, il torneo continentale che si è svolto in Qatar dallo scorso 12 gennaio e si è concluso il 10 febbraio, la 18ª edizione che si è svolta proprio nel paese del Medio Oriente, che era anche campione in carica, avendo vinto l'ultima edizione. Vediamo i raggruppamenti. Sei raggruppamenti che hanno composto questo torneo, cominciando dal gruppo A, che vedeva impegnati proprio i padroni di casa del Qatar, che hanno vinto il loro raggruppamento a punteggio pieno con 9 punti, davanti alla grande sorpresa Tagikistan, l'unica nazionale esordiente in Coppa d'Asia, che ha chiuso al secondo posto con 4 punti e quindi qualificata agli ottavi di finale. Eliminata a sorpresa la Cina, che totalizza solamente 2 punti, e il Libano, che chiude il raggruppamento con un solo punto. Andiamo al gruppo B, che ha visto vincere l'Australia con 7 punti davanti all'Uzbekistan, che si guadagna il secondo posto con 5 punti. Al terzo posto la Siria con 4 punti, che passa il turno in quanto una delle 4 migliori terze. Chiude il raggruppamento la delusione India con 0 punti. Andiamo al gruppo C, gruppo dominato dall'Iran con 9 punti. Al secondo posto gli Emirati Arabi con 4 punti, e la Palestina, terza, anch'essa con 4 punti, passa anche lei come una delle migliori terze. Chiude la Hong Kong, la nazionale di Hong Kong, con 0 punti. Gruppo D, Iraq, che chiude a punteggio pieno con 9 punti davanti a una delle favoritissime del torneo, il Giappone, che chiude solamente secondo con 6 punti, l'Indonesia con 3 punti passa come miglior terza, il Vietnam invece chiude con 0 punti. Andiamo al gruppo E, gruppo vinto dal Bahrain con 6 punti davanti a una delle altre grandi favorite, ovvero la Corea del Sud, che chiude solamente seconda con 5 punti. La Giordania 4 punti, passa il turno fra le migliori terze, chiude la Malesia con un solo punto. L'ultimo raggruppamento vedeva l'Arabia Saudita del CT, ex azzurro Roberto Mancini, chiude al primo posto con 7 punti, passa il turno insieme alla Thailandia che chiude seconda con 5 punti, Oman 2 e Kirghizistan 1 punto invece salutano la competizione. Andiamo a vedere quindi il quadro degli ottavi di finale, a cominciare dall'Australia che passeggia praticamente sull'Indonesia per 4-0. Nel secondo match il Tagikistan e gli Emirati Arabi chiudono sull'1-1 dopo i supplementari, ma a passare sono i Tagiki per 5-3 dopo i calci di rigore. La Giordania si sbarazza dell'Iraq a sorpresa, l'Iraq era forse favorito in questo match, 3-2 per i giordani. Il Qatar, padrone di casa, alla meglio sulla sorpresa Palestina che per 2-1, l'Uzbekistan invece si sbarazza della Thailandia con il punteggio di 2-1. Poi forse il big match di questi ottavi di finale, la sfida tra l'Arabia Saudita e la Corea del Sud, si chiude sull'1-1 dopo i supplementari, ma a passare sono i coreani per 4-2 ai calci di rigore. Il Giappone vince facilmente con il Bahrain per 3-1. Nell'ultima sfida l'Iran e la Siria pareggiano 1-1, ad avere alla meglio sono gli iraniani per 5-3 ai calci di rigore. Passiamo quindi alla volta dei quarti di finale. La Giordania continua la sua marcia incredibile, vincendo per 1-0 sulla sorpresa Tagikistan, che quindi chiude qui il suo torneo veramente eccezionale per essere una nazionale esordiente. Il big match dei quarti era quello tra l'Australia e la Corea del Sud. A vincere sono a sorpresa forse i coreani, che fino all'ultimo minuto erano in svantaggio per 1-0, poi il pareggio proprio nel recupero, e poi nei supplementari i coreani vincono il match. Il Giappone invece perde clamorosamente con l'Iran per 2-1, questa che era forse una finale anticipata, mentre il Qatar continua la sua corsa da padrone di casa e campione in carica, 1-1 il punteggio contro l'Uzbekistan, i qatarioti vincono ai calci di rigore per 3-2. Passiamo alle semifinali. La grande favorita Corea del Sud soccombe incredibilmente contro la Giordania per 2-0. Le reti di Al-Naimat e Al-Tamari regalano ai giordani un'insperata e incredibile qualificazione in finale. Nell'altro match di semifinale tra Iran e Qatar, botta e risposta tra le due nazionali, vantaggio iraniano con Azmoun, pareggio qatariota con Abdussalam, che passa poi in vantaggio il Qatar con la rete di Afif, pareggio di Anna Bakash per l'Iran, e l'ultimo gol è di Almoez Ali per il Qatar per il 3-2 finale per i qatarioti, che quindi si qualificano in finale. La finale giocata allo stadio nazionale di Lusail quindi vedeva di fronte i padroni di casa del Qatar, la grande
sorpresa Giordania, ad avere la meglio sono stati i catarioti. 3-1 il punteggio finale con un'incredibile tripletta di Afif con tutti e tre i gol, curiosamente segnati sul calcio di rigore. A nulla è servita la rete del Giordano al Naimat, quindi la Giordania vede sfumare il proprio sogno di laurearsi campione d'Asia per la prima volta, mentre il Qatar si aggiudica il suo secondo titolo consecutivo e quindi dovrà difendere nuovamente il proprio titolo tra 4 anni, nel 2027, quando ci sarà la nuova edizione della Coppa d'Asia che si svolgerà in Arabia Saudita. Bene, si chiude qui la puntata. Se volete, come sempre, darci consigli o suggerimenti, potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!